Stamani leggerò una poesia, perché la poesia è contratta ed è un modo per trasmettere sentimenti, sensazioni, più veloce ma anche più difficile. Ma come si fa escludere la poesia dalle nostre letture? Non a caso è difficile capire la poesia, perché una parola può sostituire pagine e pagine di un libro, però una parola scatena sensazioni e riflessioni inusitate. La poesia, come la musica, sono la musica ancora di più direi, sono le arti eccelse. Pensate che i migliori cantautori, diciamone uno, di André, quando leggeva i libri, sottolineava le parole, anch'io lo faccio, l'ho sempre fatto. E da quelle parole bastava una parola, una. Ha fatto un sacco di canzoni meravigliose. Non a caso i temi che affrontano le sue canzoni sono temi sociali, anche scottanti. Ai miei tempi, nel senso, quando ero più giovane, compravamo i suoi dischi di nascosto, sotto banco. Perché era talmente sconvolgente quello che lui cantava che erano proibiti. Così come erano proibiti e ritenuti scandalosi i poeti maledetti a metà dell'Ottocento, quando per coerenza, per idealismo, e per mantenere il loro programma poetico, avevano rifiutato contratti favolosi, perché si erano non rifiutati di scrivere cose che il pubblico avrebbe desiderato. Insomma, non si erano prostituiti. Sono morti tutti poveri in canna. Ma non si erano prostituiti al mercato, come spesso invece fanno oggi, perché tutti guardano al soldo e non all'ideale. Ma gli idealisti sono reputati degli imbecilli. Però poi viene il momento del riscatto. I poeti cosiddetti maledetti, che sono Verlaine, Rimbaud, e Baudelaire, innanzitutto, sono quelli che hanno dato una svolta radicale al modo di fare poesia. E il loro traghettatore è stato Ceccardo Roccatagliata, Ceccardi. È stato quello che è riuscito a traghettare questo nuovo modo di fare poesia in Italia, e senza di lui non esisterebbe la poesia contemporanea fatta di Montale, Sbarbaro, Cardarelli e Giudici, tutti questi nuovi poeti che hanno fatto la storia della poesia, della letteratura del Novecento. Questa poesia di Verlaine parla della musica, perché la poesia è musica. Non a caso i cantautori fanno
Non è, ora c'è la grande questione, c'è prima la musica o prima la poesia o prima le parole. Non importa. Le parole si dividono in sillabe e le note hanno una quantità. E quindi su quello si fa la canzone. Questo è il programma letterario di Verlaine e si chiama Arte Poetica. La musica prima di ogni altra cosa. E per questo preferisci l'impari, più vago e solubile nell'aria, senza nulla in sé che pesi e posi. È necessario poi che tu non scelga le tue parole senza qualche errore. Nulla è più caro della canzone grigia, in cui l'incerto si unisca al preciso. Sono occhi deliziosi dietro ai veli. È la grande luce tremula del mezzogiorno. È in un cielo tiepido d'autunno, l'azzurro brulichio di chiare stelle. Perché vogliamo ancora la sfumatura, non colore, ma solo sfumatura. Oh, solo essa accoppia il sogno al sogno e il flauto al corno. Va più lontano possibile dall'assassina arguzia, dal crudele spirito e dall'impuro riso che fanno piangere gli occhi dell'azzurro e tutto quell'aglio di bassa cucina. Prendi l'eloquenza, torcile il collo e farai bene, in vena d'energia, a moderare un poco anche la rima. Fin dove andrà se non la tieni d'occhio? Oh, chi dirà i torti della rima? Quale bambino sordo, negro, pazzo ci ha plasmato questo gioiello da un soldo che sotto la rima suona vuoto e falso? La musica ancora e sempre. Il tuo verso sia la cosa che va via, che si sente fuggire da un'anima in cammino verso altri cieli e altri amori. Il tuo verso sia l'avventura buona sparsa al vento increspato del mattino che va sfiorando la menta e il timo. E tutto il resto è letteratura. Vedete come c'è l'esortazione alle cose semplici, il rifuggire dalla rima cuore amore, quella che si chiama la retorica, il banale, la banalità della rima, cuore e amore. Ma l'esaltazione dei profumi, il timo, la menta, delle cose semplici, di quello che ci circonda tutti i giorni e che, ahimè, nessuno più nota, come il rivo strozzato di Montale. Ma ci sono anche queste cose che sono belle e sono anche i rivi strozzati, cioè il dolore e il male di vivere. Buon ascolto.